Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi come Reaper abbiamo Cripte di Kraggmire. Non si può rinascere, non ci sono i consumabili e c'è il danno nel tempo, mi pare. Vediamo. Esatto, sì. Quindi niente, andiamo così e uccidiamo tutti. Oggi usiamo il Warlock, così tanto per cambiare. E vediamo. Attiviamo sto ciaffo. Se mi fa cliccare no, vuol dire che sono in combat. Ok, fatto. E niente, oggi Kraggmire è una Reaper molto facile, però diciamo serve un minimo d'attenzione perché comunque non c'è la resuscitazione. Volevo entrare da healer, però sto gruppo cercava un DPS e quindi mi sono messo Warlock DPS, altrimenti avrei usato volentieri il Warlock Healer, poiché era un po' che non lo usavo. Ok, qua, non finirò mai di dirlo, ci sono due mobbate, una al centro e una a destra. Se si combatte solo quella a destra, non spawnerà la mobbata successiva e quindi si potrà aprire questa porta tranquillamente. Invece, uccidendo quella mobbata al centro, spawnerà per forza di cose questi mob qui e quindi ci si impiegherà di più, però vabbè, la gente non gli interessa far le run, diciamo, in modo da impiegare meno tempo, gli interessa solo andare avanti, uccidere chiunque abbiano davanti al loro cammino e basta. È vero che non fa fretta a nessuno, ma è anche vero che il tempo speso per fare questi contenuti non vale il guadagno.
Adesso qua c'è il primo boss. Non mi fa cliccare. Ci mette 30 anni per un click. In realtà io la Reaper l'ho già fatta, però non ho avuto modo di commentare, quindi la rifacciamo per farci il video. Come vedete, a me sembra che scende più facilmente rispetto al solito. Non so se è un'impressione mia, però boh. Boh, a me sembra che scende meglio. Ma qua c'è il secondo boss perché sono tanti. Questo praticamente sarebbe un gruppo di avventurieri in competizione con noi. Io mi chiedo come osano soltanto pensare di poter competere contro di noi. Non sto menando, ok. Ok. Non mi fa cliccare. Vediamo il danno. Secondo DPS a 20 milioni dal primo sono, mamma mia. Danno un po' scrauso, secondo me. Perché per essere io secondo a 20 milioni dal primo. Dice tutto. Dice tutto. Questo è italiano. Mi sa che è rimasto indietro. No, ok, mi sembrava. Si è ammazzato. Ah, è un ladro oltretutto, vediamo. Non è vestito male. Probabilmente gli mancano forse qualche compagno. Perché ha 10 milioni da me. Ok, la giornaliera ce la teniamo per il boss finale. Questo lo uccidiamo noi. Ok.
Oddio, cadevo a momenti, mamma mia, che paura. Neanche il compagno c'ha sto qui. Forse anche il primo italiano, Micia. Micia, bellino il nome. Sì, ah no, questo è... Penso sia sullo spagnolo, credo. Incubo. Silverado. Boh. Allora, speriamo che non si buggy. Come Capitan Buggy. Che l'ultima volta ci è andato sul soffitto. Ok, non sembra si sia buggato, si stia buggando, fortuna. Altrimenti toccava uscire e rifare tutto. Più che altro c'ho sti mobetti del cavolo che mi vengono a rompere le scatole. E poi vengono tutti da me. Chissà perché. Al pelo. Stavo per morire. Apriamo la cassetta. Ah, prima ringraziamo. Grazie GG. E apriamo la cassetta. La particella te la tieni te. Il collare bianco te lo tieni te. 25 gettoni ci piacciono di più. Andiamo qua, bazar, chiave universale. E vediamo che ci dà. Altri 5 gettoni, compagno, perché no? E se compagno cavalcatura non ci servono, però. Tutto fa brodo di sta roba, all'occorrenza ci torneranno utili i nostri gettoni cavalcatura per un'eventuale nuova cavalcatura da livellare. Quindi usciamo e abbandoniamo la coda. Quindi niente ragazzi, questa era la Reaper di oggi, cripta di Kragmire. Spero che questo video come al solito vi sia piaciuto, lasciate un like eventualmente, iscrivetevi, attivate la campanella e ci sentiamo domani con un nuovo video. Ciao ciao!